Un'incoerenza di questo tipo io da Cindy e da Mulak non me l'aspettavo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e mi trovate appunto qua sopra con questo nome qua. E niente, quindi io direi di far partire subito la sigla. Molto Hale Hilton, comunque, vabbè, sigla. Salve ragazze e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Scusa già se gesticolerò tantissimo, ma purtroppo sono abituata a farlo. E scusatemi inoltre se appunto guardo qua sotto, ma ho il computer per vedere se effettivamente sto registrando e se sono a fuoco. Per chi non mi conoscesse, io appunto sono Nicolas e per tutti coloro che mi stanno guardando per la prima volta, nonostante io sia truccato in questo modo, prima di essere un make-up lover, make-up addicted, io sono appunto un parrucchiere professionista e niente, faccio questo nella vita. Oggi, come avete letto dal titolo, vi mostrerò e vi dirò quelli che sono i miei pensieri, le mie prime impressioni per quanto riguarda Moolah Care Lab, quindi tutto il reparto capelli di Moolah. Quindi vediamo un pochino i prodotti e se secondo me sono dei prodotti validi, prodotti da acquistare o prodotti da cui stare altamente lontani. C'è qualche prodotto che mi ha entusiasmato di più, c'è qualche prodotto che mi ha entusiasmato di meno, ma io direi di iniziare subito, di partire dal proprio dai primi i prodotti. Allora, come potete vedere, qua ho tutti i prodotti appunto usciti di Moolah Air Lab, tranne lo shampoo appunto secco, non ricordo neanche il nome, forse Dry Berry, che non ho acquistato perché sinceramente non è un prodotto che a me interessa particolarmente, in quanto se i capelli sono sporchi me li lavo e via. Il primo prodotto per quanto riguarda la mia routine. Ora io lo so che voi state pensando appunto che il mio primo prodotto sia appunto lo shampoo, quindi una fase di detersione. Mentre invece non è così, assolutamente, in quanto io inizio facendo sempre sui miei capelli, che sono appunto capelli decolorati, capelli trattati, capelli rovinati anche, un impacco pre-shampoo che io consiglio sempre a tutti, ma ci arriveremo successivamente. Sono appunto sul sito di qua col telefono, sul sito appunto di Moolah, nella sezione appunto Moolah Care Lab, e le andiamo a leggere appunto cosa Moolah specifica per quanto riguarda appunto la maschera Cream Berry. Allora, qua dice appunto che un trattamento nutriente intensivo ricco di oli di origine naturale che penetrano nel profondo, apportando nutrimento e idratazione anche ai capelli più aridi e fragili, quindi quello di cui abbiamo bisogno. Cream Berry Ten dona forza ed elasticità, contrasta il crespo e protegge dai danni dei trattamenti aggressivi. Allora, questa è appunto la descrizione che Moolah ci fornisce per quanto riguarda questa maschera. Innanzitutto, come vi ho già anticipato, premetto che se appunto mi dimentico qualcosa ve lo dirò successivamente, quindi non perdete cioè continuate a guardare il video fino alla fine, ecco. Allora, perché io parto dalla maschera? Parto dalla maschera in quanto i miei capelli, essendo decolorati, sono dei capelli comunque sia tendenzialmente fragili, dei capelli rovinati, dei capelli che hanno bisogno di idratazione e di nutrimento. Allora, quindi parlando di questa maschera, io vado a inumidire appunto i capelli precedentemente, successivamente vado con l'applicazione di questa maschera. Allora, questa maschera alla sua uscita mi ricordo che è stata tanto criticata per la sua consistenza troppo liquida e per i suoi pochi ml rispetto al prezzo. Arriviamo al dunque. È una maschera che io approvo, una maschera che a me è piaciuta tanto. Quindi la profumazione è gradevole, una profumazione fruttata. Allora, la consistenza così liquida per me è un fattore appunto positivo. Un fattore positivo in quanto quando io la stendo sui capelli, tendenzialmente le altre maschere, quelle magari più dense, più corpose, quelle magari anche con agenti abbastanza idratanti e emollienti, dopo un tot di tempo che la si secca, i capelli si asciugano, poi l'effetto svanisce. Mentre invece con questa maschera non succede, in quanto la consistenza è appunto molto molto liquida, quindi cioè permette al capello di rimanere sempre umido, bagnato, e quindi fa in modo che tutte le caratteristiche, nutrienti, eccetera, entrino all'interno, diciamo così, dei capelli. Quindi questa maschera io ve la consiglio tantissimo, a me piace tanto.
E appunto, come consiglio di applicazione, io consiglio sempre di applicarla su come impacco pre-shampoo su capello umido, perché disclaimer, diciamo così, che esce fuori dal video. Tante volte vedo online su Instagram youtuber che comunque si diciamo così, si professano in qualche modo persone esperte dando appunto dei consigli, ma talvolta questi sono solo dei danni. Comunque è importantissimo applicare la maschera come impacco pre-shampoo se si decide di utilizzare questa opzione con capello umido, in quanto viene mantenuta, viene chiusa all'interno del fusto capillare l'acqua all'interno, l'idratazione, e la maschera fa come una sorta di pellicola all'interno, facendo appunto in modo di idratare il capello. Allora, quindi questo è appunto il primo prodotto di Mulac. Sto cercando di andare abbastanza veloce perché non voglio annoiarvi, non voglio appunto che sia un video lungo come il precedente, ma voglio che sia una recensione che vi lasci in qualche modo capire se questi prodotti possono essere utili per la vostra tipologia di capello, per quello che state ricercando, oppure no, visto che comunque su internet ci sono pochissime recensioni. Infatti, il mio video nasce dal fatto che, essendoci pochissime recensioni, bisogna parlare di certi prodotti. Ci tengo a specificare che appunto questi prodotti sono stati acquistati da me medesimo, non me li ha inviati Mulac, e che quindi i miei pareri sono prettamente personali. Io comunque in questo video non entrerò in merito alla questione siliconi sì, siliconi no. Però entrerò in merito comunque all'INCI per quanto riguarda un prodotto, in quanto non mi è piaciuta la politica di Mulac. Passiamo al secondo prodotto. Il secondo prodotto è Clean Berry Tan, altro che un shampoo nutriente intensivo. Uno shampoo appunto con all'interno, come tutto il resto della linea, 10 oli preziosi, 10 oli nutrienti. Allora, cosa possiamo dire per questo shampoo? Esso viene descritto come Clean Berry uno speciale shampoo nutriente intensivo che grazie ai suoi 10 oli nutre e idrata le fibre capillari in profondità, donando al capello una naturale morbidezza e lucentezza. Cosa penso di questo prodotto? Anche questo prodotto mi è piaciuto tantissimo. È un prodotto che secondo me fa il suo dovere, ossia per me uno shampoo nutriente, uno shampoo intensivo, uno shampoo appunto ricostituente per capelli rovinati e secchi, perché questa linea si basa tutta su capelli comunque sia crespi, capelli rovinati. Per me un buon shampoo deve avere un bel potere di detersione, perché comunque i capelli li dobbiamo pulire dall'eccesso di sebo. Oddio, qua dietro mi si sta sollevando tutto, ma deve lasciare anche i capelli morbidi. Tante volte mi capita di utilizzare questi shampoo, mi lasciano i capelli aridi, me li lasciano paglia, nel senso che io vado a fare la mia fase dopo l'impacco con la maschera, la mia fase di detersione, e mi ritrovo con i capelli che sono completamente annodati, nonostante comunque i miei capelli siano abbastanza corti, quindi non oso immaginare una persona con i capelli lunghi che cosa possa provare. Con questo shampoo non è successo niente di tutto ciò, lascia i capelli morbidi, lascia i capelli lucenti, ma anche puliti. Ci tengo a dire inoltre che appunto questa è una first impression, e quindi che continuerò a provare questi prodotti e magari vi farò un video aggiornato alla fine del mese, o comunque quando avrò terminato questi prodotti, per darvi una recensione più completa possibile. Clean Berry Tan riprende la profumazione che appunto è presente negli altri prodotti, quindi anche nella maschera, però è un profumo molto più leggero e gradevole, sempre lo stesso, però è di meno rispetto a quello della maschera. L'unica cosa che posso trovare comoda è appunto il dosatore. Il dosatore, in quanto, come vedete, non ha una pompetta, e dunque tante volte mi capita di sprecare prodotto. Sprecare prodotto nel senso che quando lo versate sulla mano ne esce più del necessario, ma questa appunto è una piccolezza. Direi di passare al penultimo prodotto, che è il prodotto che io ho testato per più tempo, è il prodotto per il quale io vi posso dare una recensione più accurata. Il prodotto in questione è appunto l'Oil Berry Tan. Spero di averlo nominato nel modo corretto, ed è appunto l'olio siero per capelli di Mulac. Come vedete, ne ho utilizzato la maggior parte. Questo ed è un prodotto che io trovo spettacolare e mi piace veramente veramente tanto.
Mi piace veramente, veramente tanto perché? Perché questo prodotto va effettivamente a districare i capelli, quindi se magari usciamo dalla doccia, una volta tamponati i capelli sono rimasti un pochino annodati, questo vi aiuta a districarli e nel contempo vi nutre i capelli e ve li lucida tantissimo. La profumazione è fantastica e niente da dire, sinceramente, su di questo è approvato. Ho una menzione da fare per questi prodotti di cui abbiamo parlato, quindi lo shampoo, la maschera e l'olio. Ci tengo appunto a dire una cosa: questi prodotti, appunto, come ho già ribadito, sono prodotti che sono fatti, diciamo così, per capelli secchi, capelli crespi, capelli rovinati, decolorati, trattati, che comunque hanno bisogno di idratazione e nutrimento, quindi io li sconsiglio sinceramente una cute grassa, questi prodotti. Ma magari una cute grassa consiglio sì la maschera, però non lo shampoo, perché magari andrebbe a appesantire i capelli. Infatti, è proprio quello che è successo a me la prima volta che ho provato questi prodotti, non mi sono trovato benissimo. Non mi sono trovato bene perché una volta utilizzati tutti questi prodotti in combo uno dopo l'altro, ho sentito i capelli appesantiti. Però questo, diciamo così, è un qualcosa ancora che sto cercando di capire, per capire effettivamente se questi prodotti possono essere utilizzati in combo. Quindi se questi prodotti vanno a appesantire una cute come la mia, che decolora i capelli fino alla base, non so cosa potrebbero fare su una persona che magari ha una cute anche normale. Questo è un qualcosa che sto ancora cercando di capire, vi aggiornerò magari sulle storie, motivo per il quale dovete seguirmi, vi ricordo che qua c'è il mio nome. Poi io direi ora di passare all'ultimo prodotto. Io spero e non voglio aprire appunto una polemica per quanto riguarda quest'ultimo prodotto, però il prodotto che mi è piaciuto di meno ed è anche l'ultimo uscito in casa Mulac. Il prodotto di cui sto parlando si chiama appunto Mist Berry. Mist Berry, che è appunto un nome, Mist, non Mist. E il prodotto in questione è questo. Questo prodotto appunto penso sia un prodotto dal packaging bellissimo. Però ho trovato veramente incoerente la scritta del prodotto con l'effettivo inci del prodotto stesso. Un'incoerenza di questo tipo io da Cindy e da Mulac non me l'aspettavo. Allora, perché io boccio questo prodotto e lo boccio altamente, quindi io vi consiglio assolutamente di non prenderlo. Questo prodotto viene appunto venduto come essenza ristrutturante per i capelli. Secondo me di ristrutturante non ha nulla. Non ha nulla perché arrivo direttamente al dunque. Perché se noi guardiamo l'inci di questo prodotto, troveremo al primo ingrediente l'alcol denaturato e poi il profumo. Quindi io tendenzialmente mi sto applicando dell'alcol, del profumo sui capelli, perché poi successivamente vengono gli ingredienti come l'acqua, come appunto il mirtillo, come gli oli, eccetera. Però i primi ingredienti, che sono anche quelli, vi ricordo, per chi appunto non si intende di inci, sono quelli in maggiori quantità. Soprattutto il primo, l'alcol, va a seccare i capelli, va a seccare la pelle, l'alcol è il peggior nemico. Quindi io sinceramente questo prodotto ve lo boccio ed è un prodotto che io non approvo, non penso lo utilizzerò per tipo profumare il bagno, perché io sinceramente un prodotto del genere sui miei capelli non lo voglio più utilizzare. E quando la box mi è arrivata, circa dopo pochi giorni dall'ordine, cos'è che mi ha lasciato più stupito? Che io appunto mi stavo preparando per andare a lavoro, ho detto spruzzo un po' di Mist Berry sui capelli. Spruzzo il prodotto sui capelli, nei primi due pump ho sentito appunto un buonissimo profumo, che è appunto quello che richiama tutta la linea, quello che appunto tutti noi stavamo aspettando. Però effettivamente subito dopo ho deciso di eccedere con il prodotto stesso, quindi di spruzzare altri 2-3 pump del prodotto e immediatamente mi accorgo che questo prodotto è altamente alcolico, in quanto non, è un prodotto che mi è entrato subito nella gola, è un prodotto fortemente alcolico e quindi io non trovo che questo prodotto
sia un prodotto buono, un prodotto che effettivamente vada a ristrutturare i capelli. Quindi io sinceramente trovo un'incoerenza tra quello che ci sia scritto sul fronte della boccetta e su ciò che effettivamente il prodotto è. Mi viene chiamato essenza ristrutturante per capelli con appunto all'interno olio di mirtillo, microcheratina vegetale, tante cose belle che però sono sul fondo dell'inci, ragazzi, no? Io mi sono chiesto se appunto la caratteristica, diciamo così, dell'alcol fosse una prerogativa principale del prodotto stesso. Quindi io mi sono chiesto se effettivamente per realizzare questo prodotto magari fosse necessario dell'alcol. Io ho un altro profumo per capelli di un altro marchio, il quale però non ha all'interno dell'alcol. Quindi, una volta analizzato quest'altro profumo per capelli, mi sono accorto appunto che l'alcol non è una prerogativa del prodotto stesso. E quindi, in questo caso, questa azione, diciamo così, da parte di Mulac a me non è piaciuta, perché questo prodotto non va assolutamente, per quanto mi riguarda, a ristrutturare i capelli, ma li va a seccare. Voi mi direte: scusa, Nico, ma comunque. Perché hai deciso di acquistarlo? Comunque, un prodotto appena uscito, un prodotto che ha un relativo prezzo. Ho deciso di acquistarlo perché io penso che le persone magari lo vedano nelle storie e decidano di acquistarlo per magari il nome stesso, perché magari un determinato youtuber, una influencer, questo prodotto lo sponsorizza tantissimo. Magari l'ho acquistato perché volevo testarlo e io questo prodotto lo boccio. E se volete vedere questi prodotti effettivamente in azione, ho realizzato sul mio Instagram un video dove li utilizzo tutti, compreso questo, cioè l'ho utilizzato effettivamente per capire se potessi ristrutturare i capelli e io sinceramente non ho visto nessun risultato, se non mi sono intossicato la gola con questo profumo di alcol veramente inaudito. Quindi niente ragazzi, questi sono appunto tutti i prodotti che io ho acquistato dalla linea, sono prodotti che continuerò a utilizzare nel mio quotidiano e successivamente, se voi questo video magari vi piacerà, lì proverò, diciamo, cioè vi farò un video aggiornamento nel quale vi dico che cosa ne penso al meglio. Inoltre, spero appunto di non aver dimenticato nulla, è il mio secondo video su YouTube, quindi mi scuso tanto se non ho detto magari tutto di questi prodotti o se non mi sono spiegato bene. Fatemi sapere se volete anche un video della mia routine. E niente ragazzi, quindi questo è quanto e nulla ragazzi, quindi io vi saluto e vi mando un bacio.